Lunedì inizia ufficialmente l'ultima settimana dell'anno, che per voi probabilmente sarà il primo video dell'anno. Partiamo. Colazione. Colazione è il passo più importante della giornata. Ci facciamo un ovetto Kinder per colazione? Sì. Che grande colazione. Fine giornata. Martedì passo a recuperare Leti e Maya e torniamo in città. Sono state delle belle giornate di vacanza e ci volevano assolutamente. Tecnicamente questa mattina avrei dovuto essere a casa, così mi mettevo già a lavorare. Invece c'è stato un contrattempo, mi sono fermato dai miei genitori. Lavoreremo oggi pomeriggio e domani. Eccoci, è finalmente arrivato il momento. È da qualche settimana ormai che avrete notato che non sto mostrando la mia testa. E c'è un motivo ben preciso. Già dal titolo avrete capito, il motivo è che ho cambiato look. Questo sarà il mio nuovo stile per tutto il 2023. Pronti? Olè, abbiamo fatto. Ci siamo rasati totalmente la testa per essere un po' più ordinato. Diciamo che più passava il tempo più mi vedevo buchi, diradamenti sempre più evidenti, mi dava un po' fastidio e quindi ho deciso di tenerli rasati. E secondo me da rasati sembra anche che ne ho di più. Nuovo anno, nuovo stile. Io alla fine in queste settimane ormai mi sono abituato. Per voi magari sarà uno shock. Vi abituerete. Abituerete. Vi abituerete. Poi magari c'è qualcuno che invece pensa che sto meglio così, eh. E io ne sono anche felice. Niente, questo è quanto. Vado a monticchiare un pochettino. Boom, basta. Direi che posso andare a godermi queste ultime ore crepuscolari. Riscattiamo il codice e proviamo Nintendo Switch Online. Mamma mia, che tuffo nel passato. Porca vacca, come pixelato. Mercoledì. Devo dire che iniziare le giornate senza aprire il calendario dell'avvento un po' mi destabilizza. Però partiamo comunque con uno spacchettamento. In realtà so già cosa c'è dentro. Voilà, la giacca di Under Armour. Proviamola. Oh, olè, dovrei vedermi allo specchio per capire come mi sta, perché sennò io non lo vedo. Ok, sì, ci sta. Dovrebbe essere bella performante. Dobbiamo andare a testarla all'aperto. E quale momento migliore per testarlo se non durante la passeggiatina della piccola Maya? È molto leggero, ma bello caldo. Perfetto connubio. Nuovo cappotto approvato. L'altro cappotto ce l'ho tipo da 5 anni, non lo so. Quindi sarebbe anche ora di avere un nuovo cappotto. Mi sto prendendo qualche ora per scrivere il video rewind di tutto il 2022, perché è dal 2020 che faccio questo video riassunto, fondamentalmente perché mi piace avere in meno di 10 minuti una visuale totale su tutto quello che ho fatto durante l'anno. Personalmente la trovo una cosa molto utile per fare un bel punto della situazione. Sono arrivato a aprile, siamo molto indietro. Si è fatto buio, ma abbiamo finito di scrivere il rewind. Nei prossimi giorni lo girerò. Stiamo andando al cinema a vedere Le otto montagne. Aspettavo di fare la clip davanti alla locandina, ma non c'è da nessuna parte. Tra l'altro questa è la sala 7 o la sala 8? Ah, che strana sala. Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici. Bel film, bella trama, si prende i suoi tempi per raccontarsi, paesaggi bellissimi, recitazione magistrale, nulla da dire, funzionava benissimo, tutto molto credibile. Fine giornata. Giovedì, iniziamo questo book nook che mi ha regalato Leti per Natale. Non ho idea di come spiegare che cos'è un book nook, lo fai vedere e capisci cos'è. Vedete, è fatto in legno, però è come se fosse un libro, l'estetica. Credo che non sia molto facile da assemblare, più complicato di un Lego. Fighissimo. Di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dovrebbe essere intuitivo. Timelapsino? Adesso abbiamo fatto la scrivania del capitano con le carte di viaggio, la sedia, il gatto. Sta venendo bene per ora.
Mannaggia, devo fermarmi perché ho finito l'attack. Ero quasi alla fine. Unica critica, non si incastra perfettamente. Per il resto però bellissimo. Adesso sto andando a cena con Alessandro e Luca per parlare dell'anno nuovo. Mi gasano queste cose. Io ho le idee abbastanza chiare. Cerchiamo di realizzare tutto quello che abbiamo in mente. Eccoci. Ah, di qua l'ingresso, che pirla. Buonasera. Ciao. È una giacca nuova quella? Dopo 6 anni di giacca bordeaux lunga, che apprezzavo molto, eh. Weila. Ma che bel taglierino. Vabbè, buonissimo. Questo è il miglior vino del Piemonte. D'Italia addirittura? D'Italia, sì, sì. Pensavo sì, del Piemonte. D'Italia. No, d'Italia. A parte che è della Valle d'Aosta. Parliamo di uno Chardonnay pazzesco. Abbiamo finito. Si può bere il vino migliore d'Italia? Sì, grazie, si può fare. King Crab, con lo sbroda amico. Non so chi mi coglie la città. Com'è? Eccezionale. Bella serata, bella cena. Sarà molto interessante il 2023. Un anno di crescita, di investimenti. Il mio obiettivo, un po' come sempre, è quello di crescere e migliorarmi. Sarà molto figo. Fine giornata. Venerdì, ultima pedalata con questa bicicletta. La collaborazione col brand è giunta al termine e quindi bisogna andare a riconsegnarla. Devo riconsegnare la bici? Ok, perfetto, basta. Grazie. Ciao, buon lavoro. E adesso si torna a casa a piedi. Però prima, siccome sono già in centro, passo a trovare un amico, che è più di un amico. Eccoli. Stefano, Andrea, ciao. Siamo venuti qua per una cosa. Perché mi mancavi e per dire che sei come un fratello. Fatti abbracciare. Posso andare, sono felice. Buon anno. Ciao, buon anno, raga. E già che ci siamo, passiamo anche a vedere gli addobbi in Duomo. Ma sì. Va che bello l'albero. Va come spicca. Carino, sicuramente con le luci rende meglio, però l'abbiamo visto. Possiamo finalmente andare a casa, che coi mezzi ci metto tipo 40 minuti. Ho appena finito di girare il rewind del 2022 e tra l'altro questa è la prima volta che in questa casa faccio un mini set. Sì, forse ho fatto una crocchi un po' particolare, però non mi era ancora mai capitato di girare qualcosa seduto in un posto fisso. Che non fossero i vlog, eh. Guarda, ve lo faccio vedere. Così, con lì la lucina, la targa, un po' di nerdate dietro. Sono molto molto soddisfatto ed è adesso posso andare a finire il book nook. Abbiamo preso un nuovo attack. Come vedete mancano proprio pochissimi pezzi. 2 pagine mancano. E anche la libreria è stata fatta. Un po' mi spiace che ci sono un sacco di dettagli che verranno persi. Perché tipo qua i libri sono stati incollati tra di loro. E quindi i lati interni non li vedi. Finito. Solo che questo LED non funziona. Ecco il risultato finale. Sailing memory e poi... boom. Questo è l'interno. Figo. Rende bene. E questo è l'effetto che fa all'interno della libreria. Sta lì in mezzo ai libri. Funzionerebbe meglio messa a questa altezza. Solo che io i libri ce li ho là sopra e qua da solo non ha senso. Quindi per adesso sta lì. Che è comunque molto carino. Sabato, ultimo giorno del 2022. Devo fare la valigia perché andiamo a casa dei miei genitori. Così portiamo via la piccola Maya dalla città, perché non le piacciono i botti a lei. Vuoi giocare? Fatto come i cartoni animati, che prima si carica e poi parte. Facciamo sta valigia. Olè. Abbiamo giusto 2 cose, eh? Siamo pronti per il super cenone di Capodanno. Hamburger night. Ma che bello il mio piatto di nachos con cheddar e bacon. Auguri. Hamburger in pole position, patate pronte. Okay. No, mi fido, ti stai ustinando la bocca, non voglio farla tua fine. Guarda qua che lusso. Va che belli hamburger. Auguri. Auguri, take 2. Ah, è vero, abbiamo fatto. Lo faremo almeno altre 3 volte. Mm-hmm. Ultime ore dell'anno e facciamo un escape room. Auguri. Auguri. 1902, New York. Molto divertente. Non avevamo mai provato una tipologia di escape room con le carte che vanno sommate, assemblate. Ci stava. Figo. Abbiamo perso però per 2 minuti e 4 secondi. Se non conosci la meccanica del gioco perfettamente, alcune cose magari non ci arrivi. Secondo me il prossimo andrà meglio, che essendo più difficile non ce la faremo mai. Però non importa, il discorso è che abbiamo capito la meccanica e tutto sommato siamo stati bravi. Sì, dai. E manca pochissimo la mezzanotte. Auguri. Maya, ce l'abbiamo quasi fatta. Dai che ce la facciamo. Cosa è successo? Che botta di vita incredibile improvvisa. Cosa è successo, Maya? Che cacchio fa? 2 minuti e mezzo. 4, 3, 2, 1. Buon anno. Auguri. Auguri.
nuovo anno, nuovo gioco. Non è nuovo? No, nuovo gioco nel senso che ne stiamo facendo un altro. Ah, ok. Altra ora, altro gioco. Lei è già nanna invece. Passate altre tre ore. È l'ultimo. Sì, l'ultimo, poi andiamo a dormire, sono le 4. Fine giornata. In realtà no. Vabbè, cosa dico? Inizio giornata, vado a dormire? Metà giornata. Domenica, pomeriggio inoltrato, iniziamo l'anno così. Giochiamo e Maya. Chiudiamo questa settimana con queste lucine qua a Varese. Come chiudiamo questa settimana? Oggi è domenica. Oggi è domenica. È finito il video. Siamo giunti al termine. Vi ringrazio per essere stati con noi, per averci seguito. Ci vediamo in questo 2023. Speriamo carico di grandi cose. I vlog andranno ancora avanti per un po'. Sapete che ho detto voglio fare almeno un anno e l'anno finisce a marzo. Quindi ancora 3 mesi di vlog settimanali sicuri. Ci vediamo settimana prossima. E questa settimana, no, non lo so se uscirà anche un altro video. Però vabbè, ci vediamo. Ciao.